Il progetto Policoro si impegna a fornire tra i più giovani percorsi di orientamento e accoglienza alla creazione di impresa. Dopo il successo del primo incontro, promosso insieme all'Informa Giovani di Arezzo, torna all'appuntamento con il ciclo Giovani e Lavoro Autonomo, con un importante focus sul settore dell'artigianato. Oggi parliamo di artigianato, abbiamo anche in questa occasione coinvolto le associazioni di categoria che sono Confartigianato e CNA, che ci hanno dato un grande supporto nel trovare comunque argomenti di cui trattare che potessero essere significativi per i ragazzi del nostro territorio. Oggi ci sarà un focus specifico sull'avvio di impresa e come ottenere il microcredito e dall'altra parte ci sarà comunque un modo di accompagnare i ragazzi che sarà esposto. Entrambi due interventi molto significativi e molto pragmatici. Il tema dell'avvio dell'impresa e dell'accesso alle forme di microfinanziamento è di grande importanza e attualità. Quali sono oggi le novità per i più giovani? Le novità per i giovani sono sostanzialmente di due nature, uno legata prevalentemente a fondi pubblici, quindi fondi generalmente di carattere regionale, oppure progetti specifici di istituti bancari a livello locale che possono mettere a disposizione dei plafond ai quali i giovani possono accedere per sviluppare le proprie iniziative. Il mondo del lavoro è cambiato in maniera esponenziale, il mondo sta cambiando, come ci relazioniamo con gli altri cambia il nostro approccio del lavoro. Sembrano due cose diverse, ma sono molto simili. Spesso ci ritroviamo a dovere, fra virgolette, dare importanza alla relazione umana. Ce ne accorgeremo sempre di più. Il mondo è cambiato e va in quella direzione. I feedback, tutte quelle che sono le recensioni che ci vengono date, umanizzano, diciamo, la nostra azienda. Questo è, secondo me, una cosa fondamentale che chi vuole iniziare una strategia, un'impresa, deve comunque tener di conto. Non è facile, è complesso, ci sono mille fattori da tenere in considerazione, ci sono anche mille opportunità da sfruttare, come in Confartigianato cerchiamo di fare sempre progetti di accompagnamento, ci sono, come vedremo anche ora, delle agevolazioni al credito che permettono di fare i primi investimenti, che sono poi anche quelli fondamentali per appunto iniziare la nostra startup. Senza un minimo di investimento è anche difficile partire, ma non è quello fondamentale perché poi i soldi alla fine si trovano. L'idea è capire qual è la nostra funzione, mettere al centro della nostra attività l'uomo e iniziare a instaurare relazioni, veramente relazioni personali con tutti i nostri fornitori, con tutti i nostri clienti. Questo sicuramente è la chiave di svolta. Quali sono oggi le maggiori difficoltà che i giovani incontrano nel momento in cui si approcciano a questo settore? Manca secondo me anche una formazione. La scuola, seppure ci siano alcune scuole più attente a questa esigenza, la scuola è spesso lontana. Quindi i ragazzi escono da un canale che è la scuola, che è completamente staccato dal mondo del lavoro. Ci sono anche lì momenti di incontro, ne abbiamo fatti anche noi diversi, ma alla fine quello che conta veramente è c'è questo scalino da sorpassare, c'è questo gap da colmare. Come lo colmiamo? Un po' con l'esperienza, un po' con l'aiuto di altri imprenditori, altri artigiani che ci insegnano e ci danno una mano, e un po' con la condivisione. Come abbiamo detto prima, mettiamo la persona al centro della nostra attività e anche gli altri ci daranno una mano. Più condividiamo, più ascoltiamo gli altri e più velocemente cresciamo. Quali sono oggi i profili professionali più richiesti nel settore? Sicuramente dove c'è innovazione. Ci sono settori che sono stati completamente rivoluzionati, penso all'intervento anche della stampa 3D, anche nei gioielli, quindi la creazione di pezzi unici creati in 3D, poi fusi, eccetera. Quindi la realtà virtuale, anche la stessa comunicazione attraverso i social. Un artigiano che sa comunicarsi oggi ha un vantaggio enorme rispetto a uno che non sa comunicare. Quindi che vuol dire? Vuol dire che in tutti questi settori dove c'è innovazione, dove c'è la necessità di comunicare in maniera corretta e sempre ripunto lì sulla relazione, quindi instaurando delle relazioni, lì c'è bisogno di una formazione, c'è bisogno di giovani e c'è bisogno di idee diverse dalle nostre. I profili, sembra strano, ma sono abbastanza diversificati ed esistono, questa è la buona notizia. A differenza di quello che magari tanti giovani possono pensare, l'economia retina e soprattutto la piccola impresa artigiana ricerca personale. Nella nostra realtà, che come dicevo è una realtà di piccola,
piccoli artigiani. I settori più, diciamo, alla ricerca di giovani sono ad esempio l'agroalimentare. Nello specifico abbiamo diverse gelaterie, pasticcerie, forni, ma in espansione sono anche attività legate ad esempio alla torrefazione. Tutti questi in realtà richiedono manodopera sia specializzata, ma non disdegnano anche ragazzi che sono alla prima esperienza. Molti di loro, molte di queste aziende hanno ad esempio sperimentato anche percorsi di alternanza scuola-lavoro, proprio perché non riescono nei canali tradizionali a trovare manodopera, e il contatto con la scuola e questi percorsi hanno dato loro la possibilità di conoscere dei giovani, e spesso e volentieri poi si sono risolte in vere e proprie assunzioni. Un altro comparto trainante, forte anche economicamente nella nostra provincia, è il manifatturiero, inteso soprattutto come moda, confezioni e pelletteria. Anche qui abbiamo delle aziende che lavorano appunto per i grandi marchi, la pelle è localizzata soprattutto nel Val d'Arno, le confezioni un po' in tutta, diciamo, la provincia, e anche qui si ricercano dai modellisti agli addetti alla macchina a cucire, tagliatori, senza necessariamente avere una grande esperienza. Quindi un appello è proprio anche agli istituti tecnici superiori, ma anche ai ragazzi che magari non hanno ancora trovato una loro, diciamo, idea del proprio futuro lavorativo, di approfondire questi ambiti, perché no, di venirci anche a trovare al CNA, perché abbiamo diverse aziende interessate e disponibili a conoscere, a fare dei colloqui, e perché no, a dare una possibilità di lavoro anche ai ragazzi in cerca di occupazione. Quanto è importante la formazione? La formazione è sicuramente importante, nel senso che è il bagaglio che ti permette di presentarti, di avere delle relazioni adeguate e quindi di essere inserito non solo nel mondo del lavoro, ma anche in quello di una società. E la formazione ancor più valida è quella che si sperimenta all'interno di un ambiente di lavoro, quindi davvero mai disdegnare dei tirocini, degli stage che ti permettono davvero di misurare anche le tue competenze e, perché no, di acquisirne delle nuove. Quali sono le principali difficoltà che un giovane incontra nel proprio percorso professionale? Sicuramente all'inizio è scoraggiante, perché ad oggi il mondo, diciamo, del lavoro, sia esso inteso come dipendente o come autonomo, scoraggia per le condizioni, ad esempio spesso dal punto di vista retributivo, scoraggia perché non vengono magari fatte conoscere anche le opportunità, e questo forse è anche una mea culpa che dobbiamo fare come associazioni di categoria. Ma la difficoltà più grande credo che risieda nel sacrificio. All'inizio molti ragazzi non se la sentono di affrontare orari un pochino duri, penso al lavoro di un fornaio piuttosto che al lavoro all'interno di una ditta di confezioni. Ecco, l'appello e l'invito è di non scoraggiarsi di fronte alle prime difficoltà, che possono essere anche difficoltà di un orario di lavoro un po' pesante, di una retribuzione non proprio di quelle che ci si aspetta, però è un avvio, è un inizio. Sicuramente se poi continua l'impegno, si riesce a stringere i denti, i risultati ci sono, perché l'economia retina ci dice, in particolare i settori di cui vi parlavo, sono in crescita, quindi sono primi gli imprenditori e gli artigiani ad investire in queste risorse. Hanno bisogno però di vedere quanto davvero il ragazzo ci tiene a crescere e a sacrificarsi per l'azienda, perché l'artigiano lo fa e, tra virgolette, vorrebbe vedere anche i dipendenti e le persone nuove che inserisce all'altezza di questa sfida. Quali sono le più significative novità, le opportunità per i giovani in questo momento? Beh, noi, proprio perché crediamo nei giovani, abbiamo anche voluto, diciamo così, costruire delle opportunità ad hoc. Una di queste è il Premio Cambiamenti, che è un progetto a livello nazionale che premia le imprese costituite negli ultimi 3 anni e che si sono caratterizzate per innovazione nei processi o nei prodotti. Proprio perché
volontà di CNA è anche di svecchiarsi. Oltre ai settori tradizionali esistono nuovi settori emergenti come nel campo delle nuove tecnologie che spesso sfuggono all'attenzione anche dei nostri imprenditori. Quindi con questo premio ci si può candidare, ci sono delle selezioni a livello provinciale, regionale e nazionale e chi arriva, i tre finalisti, possono contare su un premio di 20.000 euro e, dato il partenariato con Google, la possibilità anche di andare a visitare appunto le sedi di questi giganti, diciamo, di internet e apprendere e avere dei servizi gratuitamente. Quali sono i consigli che si sente di dare ad un giovane che decide di intraprendere questo percorso? Partire, muovere, camminare, fare, buttarsi, studiare, rendersi conto di quello che sta succedendo intorno, perché il mondo, ripeto, sta cambiando. Sembra una frase fatta, ma il mondo cambia ogni giorno in maniera esponenziale. Noi dobbiamo avere le antenne dritte per capire quello che succede. Un giovane può farlo meglio di chiunque altro. Il consiglio è sicuramente quello di approfondire con molta cura il proprio progetto, perché qualsiasi progetto deve comunque avere una propria sostenibilità. Ovvero oggi sia le istituzioni pubbliche ma quelle private valutano i progetti per la loro sostenibilità e per la loro cantierabilità. Spesso assistiamo a giovani che hanno delle buone idee, però mancano forse di approfondimenti sotto il profilo tecnico e sotto il profilo economico-finanziario, che invece sono indispensabili per garantire il successo. Per cui spesso è necessario, attraverso, diciamo, dei contatti con professionisti, prevalentemente con associazioni, andare a confrontarsi con persone esperte per far sì che questo progetto, che è nel cuore e magari nella mente dei candidati imprenditori, diventi poi un qualche cosa che si possa mettere su carta e possa diventare un vero e proprio progetto cantierabile.